L'ottava giornata del girone H va in archivio con l'avvicendamento al vertice dove il Bitonto ha scalzato il Città di Fasano. Nell'anticipo del sabato i neroverdi hanno superato il Taranto con un secco 3-0 messo a segno da Biason, dal bomber Paterno su rigore e di testa da Mercagli. In seguito a questa sconfitta la società ionica ha esonerato il tecnico Ragno. L'ex capolista Città di Fasano cade in casa del Gladiator che si conferma su ottimi livelli. Il gol partito è arrivato in avvio di gara per effetto di un'inzuccata di Di Paola. Allo Zaccheria finisce in parità tra Foggia e Casarano. Accade tutto nell'ultimo quarto d'ora del match quando, al vantaggio per i rossoneri con la spaccata degli Adaresta, ha risposto Matera sempre da calcio d'angolo. Altro pareggio al Giovanni Paolo II, dove nel secondo tempo il Nardò recupera due gol al Brindisi, che era passato in vantaggio con un destro all'incrocio di D'Ancora ed aveva raddoppiato in contropiede con il diagonale del quasi omonimo Ancora. Al rientro dagli spogliatoi i neretini accorciano con Camarà e impattano con Stranieri che risolve una mischia in pieno recupero. Allo Stadio Italia fondamentale successo del Sorrento che lascia l'Audacio Cerignola sempre più giù in classifica. Pugliesi avanti al tramonto della prima frazione con il tap-in di Marotta. Ma gli uomini di Maiuro prima acciuffano il pareggio con Herrera dal dischetto per poi, sempre nel secondo tempo, ribaltare il risultato grazie al tocco al volo di La Monica. Colpaccio della matricola Grumentum Valdagri che al vicino di Gravina ha battuto la Fidelis Andria grazie a una stupenda azione di Martinez a 5 minuti dal 90esimo. Risorge il Francavilla che al Fittipaldi ottiene la prima vittoria del suo campionato infliggendo una manita all'Agropoli che chiude in 9 contro 11. Nel primo tempo Sinnici in gol due volte con Nolè e Mattias Grandis, mentre nella ripresa arrivano le reti di Mancino, Flor del Mundo e Fanelli. Dopo questa sconfitta la società cilentana ha affidato la panchina a Gianluca Procopio. Completano il programma il successo davanti ai propri tifosi della team Altamura sulla Nuncerina e il pareggio a reti inviolate di Valo della Lucania tra Gelbison e Gravina. Reti messe a segno nell'ottavo turno sono state 22, in testa e Bagar con 6 squadre in 3 punti. Nelle retrovie salgono le Lucane, mentre fa un certo effetto vedere una Dacia Cerignola ferma a 8 punti in piena zona retrocessione.